Mi ricordo che è iniziato tutto proprio il novembre 2014 e il professore Catadore è entrato in classe come un giorno normale e fa: io avrei un'idea. Inizialmente avevo cercato diciamo, di testare un po' il terreno, no? E gli avevo detto, ma vi andrebbe di fare un progetto veramente difficile? How was it? Cold? Yeah. But then you just have to think about the beach and warm sand and palm trees. E ci ha rivelato questa cosa, ci ha detto io vorrei portarvi in Artico. Alle isole Svalbard. E tutti si sono girati a cercare queste isole Svalbard sulla cartina perché nessuno di noi sapeva dove erano. Uno degli obiettivi di questo viaggio era la ricerca scientifica. Gli ho proposto di andare nelle regioni polari per cercare di simulare una spedizione scientifica come veniva fatta all'inizio del secolo. La paura dell'orso era la cosa forse più principale, diciamo, quella che più ti spaventa. Insomma, l'orso può arrivare all'improvviso, noi siamo abituati a immaginarci l'orso sulle quattro zampe in movimento, ma il 90% della sua vita l'orso sta fermo e si riposa. Quindi basta una depressione del terreno di 1,5 m per nascondere un orso. Per farvi capire che anche andare avanti 100 metri, dire, ma tanto quando ci sono, non è detto, perché basta uno per avere dei problemi. Era stupefacente vedere come la natura, cioè questa natura immensa, proprio grandissima, cioè sembrava una mamma. Era un po' sentirsi l'ultimo pezzo di un'intera catena di storie di avventurieri per i poli.